Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo appuntamento qui su Inazuma Eleven Go Chrono Stones Fiamma. Oggi ci siamo, partita. L'obiettivo è infatti affrontare Imagawa alla festa della follia. Quindi ragazzi, mi raccomando, supportatemi al massimo con tantissimi pollicioni all'insù, perché quest'oggi si scrive letteralmente la storia. Ragazzi, è più di oggi, non lo posso dire che si scrive la storia, perché questa partita deciderà le sorti dell'intero Giappone feudale, quindi poi di tutto il resto della storia che abbiamo studiato, meglio loro l'hanno studiata, perché io non l'ho studiata questa storia, ero assente quel giorno. L'hanno studiata e Riccardo è bravissimo a raccontarla. Proprio Riccardo, il nostro ex capitano, il nostro virtuoso, deve riuscire a completare il Miximax con Nobunaga. Deve anche riuscire a controllare il suo spirito guerriero con la sua armatura. C'è Kinoshita, dobbiamo parlare con lui. Io già stavo andando avanti. Va, via qua. Il nostro allenatore. Una volta arrivati qui non si torna indietro. Siamo pronti? Sì, ora giochiamocela. Kemari. Vabbè, a calcio. Ragazzi, mi raccomando, superiamo il solito obiettivo del giorno, 350-400 mi piace entro oggi. Cambiamo la formazione, dobbiamo mettere Riccardo, JP, Tasuke, Ichimasa, Jingo, Gorote, Shishimaru in formazione. E vai, non vedevo l'ora. Allora, andiamo a mettere Tasuke. Andiamo a mettere Tasuke al posto di Smiley. Andiamo a mettere Ichimasa al posto di Smarty. Andiamo a mettere Jingo, eccolo qua, un altro difensore, al posto di Chunky, un sacco di difensori. E Gorota al posto di... direi che posso togliere Yang. Sì. Va bene, fine. Ah, devo inserire anche Shishimaru, dov'è? Eccolo, era nella seconda pagina, ancora più risorva. Bravo, bravo, bravo. Proprio bravissimo. Togliamo Strike. Perfetto. Vamos. Metti Arion e Riccardo in campo, va bene. Allora, sistemiamo un attimo la formazione. Victor, Fei e Arion. Poi abbiamo Ichimasa, che però è un difensore. Allora, devo mettere i ragazzini. Dove sono? Gorota. Direi di metterlo al posto di Spikey. Quindi abbiamo Shishimaru, Gorota, Jingo e Tasuke. Vabbè, Ichimasa, anche se è un difensore, per adesso è messo al centrocampo. Oppure metto Eire al centrocampo. Sì, mi conviene. Penso. Vediamo se lo posso fare. Perfetto, si può iniziare la partita. Bello lo stadio dei ciliegi. Bello, bello, bello. Qui ci sarà ovviamente Gammon, è ovvio. Ragazzi, ho visto una cosa esilarante nell'applicazione qui del gioco, dove ci sono i messaggi, c'è anche una chat di Gammon che scompare sempre, bellissima. Comunque, questa sera abbiamo uno scontro fra titani, il clan Oda contro il clan Imagawa. Il premio? Oh, solo l'intero Giappone. Lo stadio offre una vistosa vista sul castello di Nagoya, immerso nei fiori di ciliegi in fiore. Non è un'immagine immaginifica? Senti, o parli un po' più potabile, oppure io non... devo anche leggere le cose velocemente. Wow, e che stadio hanno preparato? Bello. Arriva il nobile Oda. Vediamo. Eccolo lì. Ti guardo. Bene. È tempo che ci mostrate la vostra bravura nel Kemari, come promesso. Lasci fare a noi, mio signore, avrà il Giappone sul palmo della sua mano. Attendo quel momento con impazienza. Che emozione! Imagawa assapora già il gusto della vittoria. Quanto ha atteso di vedere Nobunaga strisciare ai suoi piedi. Ah, lui parla in terza persona di se stesso, ma che brutto, Imagawa. Quello è Yoshimoto Imagawa. Eh? Mi aspettavo un guerriero, qualcosa del genere. Sembra che non abbia mai lavorato un giorno della sua vita. Ci siamo, ragazzi. Oh, Gorota, con che personalità parli? Ehi, sta tranquillo, ci siamo allenati un sacco, no? Sì, hai ragione. Ecco, bravo. Torna a essere abbastanza inutile. Oh, ma guarda che teneri, tutti ansiosi di giocare bene. C'è Beta. E c'è tutta la protocollo Omega 2.0. Pronti? Senti un po', tu, non pensare che sarà una passeggiata perché non siamo mica quelli di prima. Eh? Sì, stavolta scapperete via con la coda tra le gambe. Chiudi il becco, scarafaggio! Cosa ne vuoi sapere? Oh, si è seccata, Beta. Vi spazzeremo via come polvere. Ragazzi, com'è che sembrano un sacco più forti della banda dei cervi bianchi? Tremo come una foglia. Non ascoltatela, pensate a quanto vi siete allenati. Siete migliorati tantissimo. Credete in voi stessi e nella vostra forza, andrà tutto bene.
Arion ha ragione, ragazzi. Non è che dovete pensare a quello che andrà storto. Dovete pensare a vincere, eh? Ok. Vincere, bravo, bravo, esatto. E siamo finalmente al calcio d'inizio. Ragazzi, non so che cosa aspettarmi da questa protocollo Omega. Hanno sempre qualche asso nella manica, però dobbiamo confrontarci comunque a viso aperto con loro. Quindi, clan Oda contro clan Imagawa, anche se in realtà è mezza Raymon, anche un po' di meno, contro la protocollo Omega 2.0. Vediamo il clan Oda, che schiera tra i pali JP e in difesa Shishimaru, Gorota, Jingo e Tasuke, Riccardo, dietro Eiri, Arion e Ryoma, e in attacco Victor e Fei. Andiamo avanti. Il clan Imagawa invece, come al solito, Hotel in porta, Golf, Oscar e Kilo, India, November, Foxtrot, Lima, e in attacco Juliet, Beta e Mike. Ok, tridente di attacco abbastanza preoccupante per la nostra difesa, ma almeno hanno imparato la fortezza notturna. Qui allo studio di Ciliegi tutto è pronto. Da svenimento, gente, in tutta la mia vita non ho mai visto un campo più ganzo. Bene, si comincia con il clan Oda in possesso palla. Wow, ganzo, sono del XVI secolo. Anzi no, non è vero, perché Gammon viene dalla nostra epoca. Va bene, comunque, non lo so, credo di sì, o quasi, non lo so. Comunque, giochiamo. Sono sicuro che adesso ci sarà qualche avvenimento particolare al primo calcio d'inizio. Sfaticati! Cosa siete? Lumache? Beh, da un po'. Calma, eh! Subito? Ora schiacciateli come formiche! Sì, signora. Quindi sta condividendo il Miximax. Questa cosa la ricordo, ma non l'abbiamo affrontata al 100%. Il clan Imagawa sta travolgendo i tizi del clan Oda come un uragano. Li stanno facendo volare a destra e a manca. Ah, li fermo io. Direttore d'orchestra, armatura! E non credo che ci riesca adesso, eh? E infatti, ancora una volta non ci riesce il povero Riccardo. Oh no, cosa manca? Non capisco dove sto sbagliando. E Oda lo guarda. Facciamo così. E non so se è invincibile in questo momento. Non sono arrivato a leggerlo. Vabbè. In questo momento non è invincibile in realtà. Scomando d'attacco 04. La nostra difesa è un po'. Allora, facciamo così. Prima che riesca a tirare in qualche modo, io attivo subito lo spirito suo di JP. Evoca. Perché non voglio che faccia gol così. Subito. Guardate come. Ah! Allora, presa. Fa un tiro normale, ok, meno male. Meno male, dovrei riuscire a pararlo, perfetto. Ok. Passala a lui. Forse ho messo di lato l'unico ragazzino, vabbè, che ci aveva la possibilità di. Vabbè, comunque, fa niente. Utilizziamo subito lo spirito guerriero di Arion. Vai, evoca. Boom. Ora prendi questa palla, super pegasolato di livello 2. Lui subito ovviamente risponde perché capisce la difficoltà. Baron. No, dai, ma avevi anche lo spirito guerriero, Arion. Seriously. Vai a prendere. Vallo a prendere. Mannaggia. 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 Ma sta tirando da casa sua. Comando di tiro 06. 55, debole. Dovrei riuscire a pararlo. Dovrebbe anche perdere 45. Ok, sì, 45. Perfetto. Qui, insomma, non so a chi passarla. A chi l'ha passata? Oddio. La difesa non mi mette molta sicurezza, eh. Ok, vai Victor. Bravo. Proviamo a superare subito l'avversario. Ora ne abbiamo già 3 di spiriti guerrieri. Quindi non potrò più evocarne più. Però va bene. Spirito guerriero è salito pure di livello. Attenzione, va in porta Victor. Andiamo a tirare con l'angelo perduto. Vediamo se riusciamo a segnare. Extra 477. Vai Victor con l'angelo perduto. Ok, prova la parata. Stordito. Ed è rete. 1-0, signori. 1-0. Perfetto. Va bene. Calmi ragazzi, perché ancora secondo me succederà di tutto. Ma attenzione, esce Mike. Esce Mike. Entra X-Ray. Strano. Strano davvero. Allora facciamo così, giochiamo. Andiamo a prenderci la palla direttamente con Arion.
Andiamo a prenderci la palla con Arion. Vai. Sbam. Ok. Andiamo. Andiamo con sfondamento. Ok, via un altro. Andiamo qua. Superiamo l'avversario e andiamo di nuovo al tiro. Sfondamento. Lui prova a bloccarmi. Spirale elettrica, fallimento. Grande. Vai Victor, vai in porta. Ok, ci siamo. Allora, posso fare un altro angelo perduto e poi vado con l'armatura? Mi avete detto a metà, è un po' più di metà. Forse dovrei farla un pochettino prima l'armatura. Cioè, la potevo fare adesso, in effetti, non ci ho pensato. Perché comunque già avevo sprecato qualche cosa. Ma comunque, attenzione, stordito di nuovo. Attenzione, Hotel. Hotel, che ci apre ancora una volta la porta. E segniamo il 2-0 con Victor. Grande Victor. Ora andiamo a utilizzare immediatamente l'armatura, ragazzi. Gioca. Facciamo subito così. Spirito guerriero, Victor, armatura. Vai. Prima che mi scompare lo spirito guerriero e non utilizzo l'armatura ed è un fail abbastanza grave. Via. Ah, c'è Fei. Andiamo a destra. C'è arrivato Fei prima. Ah, peccato, ci ha superati. Riccardo. Proviamo la cinta di nebbia. Sembra un po' Gabi. Mi ricorda Gabi la cinta di nebbia. E via così, vamonos. Via. Allora, lui non ha ancora preso alcuna tecnica di dribbling. In effetti devo procurargliela una. Però è abbastanza veloce da superarli così. Mamma mia, il dribbling. Mamma mia, Victor. Incredibile. È così. Cioè, no, fantastico. Vai col tiro, rovesciata micidiale, visto che non costa niente. Cioè, ma che dribbling ho fatto, ragazzi? Ne ho superati tre. Ne ho superati tre in una volta. Pazzesco. Vai, Barron, vediamo se riesce a bloccarlo. Armatura. E prova col comando di porta 03, anche lui. 256-246 con l'extra di 10. Rete. Fantastico. Fantastico, Victor. Fantastico. Bellissima azione. Raga, come li ho smarcati questi tre. Si devono solamente ritirare. Devono darsi all'ippica. Ok. Allora, proviamo ancora. E andiamo a vedere così. Ah, la passate indietro adesso, eh. Allora, Arion come è messo? Facciamo così, per ora difesa. E poi faccio subito dopo l'armatura. Trivella volante, fallimento, ok. Andiamo in porta con Arion adesso. Victor è molto più veloce di Arion. Devo dire che a Victor ho dato anche una... un paio di scarpe che aumentano, credo, la velocità. Un paio di scarpe molto buone. Ma anche Arion ha delle scarpe buone. Ok. Qua ho switchato bene da spirito guerriero all'armatura, perché adesso ho il 100% qui. Vai, andiamo a segnare. Ritmo travolgente, giusto per cambiare. E vai, si vince. Cioè, sì, si vince, ok. 389 contro 95. Allora, cercherò di ottenere... Ah, Victor ha già smesso con l'armatura, peccato. Vabbè, ha fatto abbastanza, dai. No! Per pochissimo. L'avete visto che non me l'aveva preso il tiro? Credo che si veda, perché mi aveva fatto il pallino in porta. L'ho ripremuto, per fortuna, abbastanza in fretta. Da fare furia del vento. Sbam! Sembra un'onda energetica. Comando di porta 03. Attenzione. Boh, un'altra volta in faccia. Hotel, quante volte ti vivo? Allora in faccia, quante volte? Vai, ritmo travolgente più la furia del vento. Fantastico. 4-0, siamo alla fine del primo tempo ormai, praticamente. Quindi direi che facciamo così. Giochiamo, gli rubiamo palla. Se ci riusciamo adesso. Vai, perfetto, fine primo tempo. Ottimo. Ottimo, 7-5 le tecniche, 4-2 i tiri, 68-32%, tripletta di Victor e gol di Arion. Direi che possiamo andare. Ci deve essere un modo, cosa mi manca? Dirigo, che razza di gioco è mai questo? Sono profondamente deluso. Come mai si ricorda proprio di lui? Non mi le oda. Cioè, comunque stiamo 4-0, non per dire. Stai danneggiando la formazione. Trova un equilibrio e abbandona il campo di battaglia. Ah. La prego, mio signore, gli dia un'altra possibilità. Katsu, cosa? Cosa, Katsu? Intendi prendere le sue difese? Sì, è allenato proprio un... Ah, no.
non è il sì, è si è allenato proprio un sacco. Ce l'ha messa tutta per vincere questa partita, l'ho visto con i miei occhi. Grazie, Katsu. Non ti crucciare, donzella. Dirigo, spiegami, perché ti muovi quando non hai necessità di farlo? Non stai fermo un secondo come un'ape che cerca il polline. Non me ne sono reso conto. Uno dei principi della guerra è sapere quando muoversi e quando stare fermi, quando attaccare e quando... I principi della guerra applicati a una partita di calcio. La tua strategia è valida, ma il nemico legge le tue intenzioni senza difficoltà. Pensa che io sia prevedibile? Sì, forse è vero. Mio signore, seguirò il suo consiglio alla lettera. Eccellente. Un vero regista capace di valutare persone e situazioni e di combinare quiete e movimento. Deve essere lui. Riccardo, nel secondo tempo non voglio che ti preoccupi di gestire la palla. Non è il tuo compito. Come, scusa? Capisco che stai cercando di essere decisivo, ma voglio che pensi piuttosto a fare la mossa giusta a secondo della situazione. D'accordo. Ma diciamo che adesso Riccardo non ha fatto niente in questa partita. Hanno fatto tutti quanti Victor e Arion. Inizia il secondo tempo. Chi uscirà vincitore in questo scontro tra due nemici condottieri, mitici condottieri? Non lo so, amici. Io non lo prevedo, il futuro. No, invece sì. E ti dico che adesso succederà qualcosa sicuro. Perché 4-0... Diciamo che non mi convince. A dir poco. Questa arrendevolezza della protocollo Omega. So cosa devo fare per condurre la squadra alla vittoria. Devo tenere sempre sotto controllo ciò che avviene sul campo. Bravo Riccardo. Bravo Riccardo. Riempi la barra di avanzamento, ragazzi. Non voglio spoilerarvi nulla, ma credo che a questo punto l'armatura di Riccardo si fa sempre più vicina. O il Miximax, o entrambi, o non lo so. Ok, vai. Andiamo. Vai, giro di vento. Utilizziamo la nostra armatura, così andiamo più avanti possibile nella barra di avanzamento. Senza sprecare i punti. Quello proprio se l'è mangiato, dice ciaone. Vai, ritmo travolgente, giusto per cambiare. E via ancora una volta. Boom. Ok. Andiamo in porta. Tira. Vai. Furia del vento. Vediamo se segniamo un altro gol. Dovremmo portarci al 5-0 se non erro. E credo che la barra di avanzamento... Vediamo, vediamo. Comando di porta 0-3. Vediamo. La parata. Non me l'aspettavo questo, eh. Vai così. Abbiamo fregato la palla subito e barra di avanzamento, vai. Facevo troppe cose insieme, troppo in fretta. Devo capire quando fermarmi e quando entrare in azione. Devo agire razionalmente, liberare la mente. Deve essere chiara. Come il tofu. Bene, è ora di cambiare atteggiamento. Vai Riccardo. Qua ci siamo. Boom, l'armatura di Riccardo. Lo sapevo, bene. Ce l'hai fatta. Che figa l'armatura. Puoi indossare l'armatura del suo spirito guerriero. Riccardo sei un fenomeno. Ora proviamo con il Miximax. Tutte e due insieme. Riempiamo di nuovo la barra di avanzamento. Ok. Vai, toccate fuga. Contro spirare elettri... vabbè. Ciao. Ciao. Toccate fuga, ciaone. Via. Ok. Allora, siccome lui comunque sta... Ecco, lo sapevo. Sta per finire. Volevo fargli fare l'ultimo tiro in modo da non sprecarlo. No. Ok. Vabbè. 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 Diciamo così. Volevo farlo con Arion in modo tale che concludeva e poi le prossime azioni le facevo con Riccardo, ma avrei dovuto farle subito con Riccardo. Quindi vai così, andiamo a fare di nuovo cinta di nebbia, tanto spreca zero. Dovremmo riuscirci. E poi andiamo in porta direttamente con Riccardo. Sbam. Vai così. Tira. Tiro sonoro. Tiro sonoro non è potentissimo perché non l'ho utilizzato tanto. Però con l'armatura adesso ha una spinta in più. Comando di porta 0-3. Questo è il tuo ultimo comando di porta, spero. Non riesce a bloccarlo. Pallata in faccia e gol di Riccardo. Vamos. Vai così Riccardo. Che bella questa armatura. Gol. Clanoda la butta dentro con Dirigo. La strepitosa armatura del suo spirito guerriero. Eccellente Riccardo. Una vera dimostrazione di coraggio. Vai così. Vai così. Esce golf, entra tango. Giusto per non farci mancare nemmeno un balletto. Ok. 5-0. 5-0, signori. 5. Ma che dico? 5-0. Andiamo a fare anche il suo Miximax. Quello di Fei.
Vai. Quindi avrò un sacco di cose da poter fare nelle prossime partite. Spiriti guerrieri, Miximax, armatura combinata con lo spirito guerriero. Troppa roba. E con l'armatura. Pazzesco. Ok, Otel ha smesso di avere l'armatura. Barra d'avanzamento. Troppe robe. Nobile Oda, la imploro, ci consenta di eseguire il Miximax tra lei e Riccardo. Di fare cosa? Di condividere il suo potere per il futuro del Giappone. Userai quello schioppo per colpire noi due? Esatto, servirà, come posso dire, a garantire a Riccardo la forza di cui ha bisogno. Ah sì, eh? Interessante, spara! Grazie infinite, mio signore. Ragazzi, la... Che cosa vi avevo detto? Cosa vi avevo detto? Doveva servire Nobunaga che acconsentisse a farlo. Secondo me adesso ci riescono. Attenzione! Boom, signori! Boom, signori! Eccolo lì, Riccardo Di Rigo! Col Miximax completato, che figata! Questo è l'episodio di Riccardo tutta la vita. Con l'armatura! Pazzesco, tutto insieme. Nobile Virtuo. E queste due già... vabbè, non lo posso dire che cosa stanno facendo. Sembra che piova. Con il potere del nobile Oda, nessuno ti può fermare. Bravo, bravo, bravo Riccardo. Allora, posso utilizzare il Miximax, l'armatura, lo spirito guerriero e tutto insieme. Perfetto, ottimo. Puoi usare impulso effimero quando è in Miximax trance. Andiamo ad utilizzarlo. È incavolarissima. Cioè, guardate, sentite la sua voce. Oh, provate a fermarmi adesso. Quanto è gasato Riccardo. Dai, provate a fermarmi adesso. Vediamo se posso fare il coso effimero. No, ancora no. Forse un tiro. Forse un tiro. Vai. Ha recuperato anche tutto perché ora si è gasato. Vai così. Vai così. Si va in porta. Si va in porta. Impulso effimero. Tutto. L'equilibrio perfetto. Tra quiete e in movimento. Mio signore, grazie del potere che mi ha donato. Non la deluderò. Quanto mi fa gasare. Impulso effimero. Sboom. Boom. Oh my gosh. Comando di porta. Sì, ciao. 573, signori. 6-0. Mamma mia, Riccardo. Ha svoltato una partita. No, vabbè, in realtà l'avremmo vinta lo stesso. Ma grande, Riccardo. Grande. Bravo. Vai così. Giochiamo. Sapevo che ci sarebbe stata una svolta nel secondo tempo, ma non pensavo il tracollo totale della protocollo Omega. Vabbè. Il crollo della tracollo. No, Riccardo. Vai di là, destra. Volevo metterlo sempre in mezzo all'azione. C'è troppa gente. No, che fa? Che sto facendo? Spirito di guerriero. Già, ad Arion già l'ho fatto, l'ho utilizzato. Condivisione. Ah, c'era la fusione che potevo fare in realtà. Magari al prossimo... Attenzione, spirale elettrica vince. Devo fare magari ritmo travolgente, non lo so. Magari le prossime volte posso utilizzare anche la fusione, è vero. Me l'avete detto nei commenti altre volte, ma non mi è capitato di... Cioè, non c'era bisogno, ecco. Nemmeno adesso c'è bisogno, siamo sul 6-0, ragazzi. Però va bene. Ok, dov'è Riccardo? Riccardo, vieni qua. Riccardo. Riccardo, Di Rigo, Di Rigo. Dove sei? Che qua ci stanno prendendo a pallate. Tattica speciale, attenzione. Non abbiamo tattiche speciali difensive. Super tattica X3. Dai, dai, dai. Ancora la difesa non ha fatto niente. La difesa ancora non ha fatto niente. Allora, di nuovo Victor. Dai, ormai si aspetta praticamente il fischio finale. Siamo sul 3-0. Cioè, 3. Una volta 3. 6-0. Ok. No. No. Ok, spirito guerriero. Ma vabbè, li ho fatti tutti. Posso utilizzare Musashi. Vai, utilizziamo Musashi. Ma per dopo, ora, non per adesso. Tanto quello di JP già c'è. Vario su supersonico. E io in risposta dall'altro lato del campo evoco Musashi, giusto per... Vai! Fortezza notturna, ipermossa. Dopo che vi siete allenati una settimana, ottimo risultato, devo dire. Però vabbè, l'importante è che vi siete impegnati.
Ah no, ma è lì Musashi. Dai, volevo riprovare. Jingo Django, sei inutile. Guarda Beta che adesso prova a farmi il gold della bandiera. Non lo farai. Non te lo permetterò. Ma JP ha pochissimi punti. Forse mi conviene fare armatura. Facciamo armatura e parata volante. Comando di tiro 07. Boom, bello. Ci vuole qui l'armatura. Atlante, difensore della terra. Armatura. E poi... Ehi, ma dov'è il portiere? Dov'è il portiere? Boom. Ti sarebbe piaciuto, eh? Ti sarebbe piaciuto. Niente, non... C'è Musashi là che lo insegue, che rincorre, ma... Purtroppo il difensore centrale ho messo quello sbagliato, quello senza tecnica. E vabbè, venite qua, venite qua, parata ardente. Parata ardente. Boom. Forza. Tutti quanti protagonisti in questa partita, da Riccardo a JP. Eh no, proprio adesso stavo passando la palla. Ma no, ma che fai? No, ah, ho sbagliato. Vabbè, lei fa il tiro normale, 54. Boom. In difesa siamo un po' scarsini, eh. Vai Riccardo. Va bene, va bene. Ci è andato Musashi comunque. Mi sta bene. Colpo critico. Andiamo a superare anche lui. Speriamo. Non ho visto il minutaggio, dovremmo essere quasi in conclusione della partita. Però voglio provare a passarla a Riccardo. Ecco, 30, perfetto. Perfetto, senza subire nemmeno un gol. 6-0. Abbiamo salvato il Giappone. Ottimo ragazzi, abbiamo vinto. Ok, perfetto, non può essere vero. Abbiamo vinto, musica per le mie orecchie. Clan Oda 6, clan Imagawa 0. Perfetto, livello squadra era uguale. Adesso non più, perché salgono tantissimo. Grandi. Grandi, grandi. Imagawa trova questo risultato assolutamente ripugnante. Come osa la dama disattendere le sue aspettative? Parla in terza persona, giustamente. Che brutto Imagawa. Sentirei ancora parlare di lui, Nobunaga. Questo non era altro che un assaggio. La nostra battaglia è appena cominciata. E cade. Brutta performance di Imagawa. Non può essere vero. Non è possibile. Farai tornare normali i giocatori della Raymon adesso, vero? Sì. Ho paura che è arrivato il momento di... L'ha disattivata veramente? Ora i vostri amici dovrebbero essere tornati come prima. Mi sa che è arrivato il momento di Gamma. Ha fallito troppe volte, Beta. Yatta, sei un grande, Fei. Fai tornare normale anche l'allenatore Evans. È ancora imprigionato. Non è qui. Cosa? E dov'è? Dai qui. Dice la verità. Non riesco assolutamente a percepire l'energia di Mark Evans. Non è qui vicino. Che cosa gli avete fatto? Brutta storia. Perfino una come te sbaglia. Attenzione. Beta. Chissà perché la Eldorado ti ha assunta. Attenzione. Chi è quello? Gamma. Modalità teletrasporto. L'ho convocato, veramente. Cosa ci fai tu qui? Gamma, portala qui. Ok. Ma sì, chiaro. Ok. Era ora. La protocollo Omega 2.0 aveva decisamente fatto il suo tempo. Come se lo sapessi, sarebbe giunto Gamma così un istante dopo. Non lo sapevo, ve lo giuro, non lo sapevo. Ha fallito troppe volte Beta, Alfa Gamma, Alfa Beta Gamma, quindi subito dopo a rigor di logica. Gamma, piccolo arrogante. Io anche era Gamma. Beh, Beta. Vieni piuttosto. Non vorrei far aspettare il presidente. E mi sa che Gamma è ancora più complicato da battere. Ehi, ci dovete ridare l'allenatore Evans. Non so se sarà così semplice. È stato davvero molto previdente a trasferire Evans in anticipo. Beh, sapevo della possibile instabilità di Beta. Ci sarà davvero molto utile, caro allenatore Evans. Ah, è diventato la pure lui un cronostone. Incredibile. Pazzesco come suo padre, come David Evans.
Intendono migliorare le loro capacità con il Miximax. Di conseguenza il nostro comportamento risulta più che legittimo. Le Chronostone potenziano la volontà di una persona, e più è forte la volontà, più gli altri ne saranno attratti. Non vi è dubbio che la Chronostone di David Evans sia stata la ragione per cui sono riusciti a eseguire il Miximax con l'aura di Nobunaga. Di conseguenza, sfruttando Mark Evans, dovremmo riuscire a ottenere un potere ancora più grande di quello di suo nonno. L'idea non è male, però non so. David Evans voleva aiutarci, Mark non so se vorrà aiutarli. Grazie, mio signore. Grande Kinoshita. Riccardo Di Rigo, hai utilizzato il mio potere e tra tua astuzia e giudizio. Mi congratulo per la tua diligenza nel gioco del calcio. Bravissimo. È stato un onore, mio signore. Bene. Qualche giorno fa hai dichiarato che non avrei unito questo paese. Perché qui davanti c'è chi l'ha unito veramente con questa partita. Non dovete credere a certe fantogne, mio signore. E invece. La stessa che vengano dal futuro è ridicola. Sono sicuro che in questo momento questa musichetta mi darà un sacco di problemi, quindi dovrò parlare di sopra anche adesso, anche se non vorrei. Però, devo farlo. Meno male che qua sotto ci sono comunque le scritte. Credo che Riccardo, benché bravissimo Riccardo comunque durante questa partita, dire la verità. Migliore in campo Riccardo per tutto quello che ha fatto. Nonostante colui che possiede l'audacia di fare una tale affermazione è senz'altro un uomo impavido. Mi scuso, non intendevo provocarla, mio signore. Chissà se lo rivedremo Nobunaga. Dai, dica. Pensi che sia possibile cambiare il corso della storia? Questa è una bella domanda, soprattutto in una serie come questa. È davvero una bella domanda. Non glielo so dire, mio signore. Ora lui dice, no, sono io che voglio cambiare la storia. Allora la cambiamo, va dall'altra parte, dalla protocollo Omega, la cambia. E roba sta, plot twist. Il mio sogno. Se questo sogno è perduto, tutto è perduto. No. Calma. Comunque il segno nella storia. Con la sua forza... magari potrà modificare determinati eventi o anche il suo stesso destino. Cambiare il proprio destino. Pensi che sia possibile? Ne sono certo. Non si può cambiare la storia? In realtà si può, ma non se è già stata scritta, ma si può cambiare il proprio destino. Ok. Abbandoniamo finalmente quest'epoca per andare in un'altra sconosciuta in questo momento. Nobunaga Oda, capace di valutare persone e situazioni e di combinare quiete e proprio quello il suggerimento che ha dato a Riccardo per migliorare nella partita. E il primo è fatto. Bene ragazzi, è ora di tornare al nostro tempo. Bravissimi. È stato lungo, non mi aspettavo, pensavo fosse un pochettino più veloce come cosa, ma ce l'abbiamo fatta. Quindi, adesso dobbiamo tornare nel presente, io direi che andiamo... dov'è? Non ci deve essere il tempio? Ah, forse mi basta andare di qua e loro tornano. Ah, aspetta, no, c'era un... no! E invece no, devo tornare da quella parte. Qua! Perfetto, l'ho visto. Ok, ragazzi, direi che ci possiamo salutare e darci appuntamento alla prossima puntata, dove torneremo nel presente... e continueremo la nostra avventura qui su Inazuma Eleven Go Chronostones Fiamma per cercare il secondo dei Miximax che ci serviranno per completare la squadra perfetta. Quindi mi raccomando, non dimenticatevi i pollicioni all'insù, non dimenticatevi l'hashtag DDG e rispondere con la domanda del giorno. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate campanelline e social in descrizione, importantissimi, così non vi perdete i prossimi feedback, i prossimi feed per le prossime... vabbè, avete capito, insomma. Lo dico sempre, lo dico alla fine di ogni episodio e mi devo bloccare. I prossimi appuntamenti, insomma. Quindi un saluto a tutti quanti, ci vediamo alla prossima, non mancate perché dovremmo tornare. Ciao ragazzi!